oggi anche il presidente Toti a rappresentare la regione in questo importantissimo evento che vede anche la partecipazione di tanti artisti, perché l'arte aiuta a raggiungere la popolazione per sensibilizzare contro la violenza sulle donne. Beh, tanto diciamo che oggi è una doppia giornata, non la si può definire di festa perché stiamo ricordando dei momenti difficili, però è di aggregazione, sì, e credo che sia una bella cosa che siamo tornati non solamente ovviamente a ricordare l'importanza di impegnarsi quotidianamente contro un fenomeno, la violenza contro i più deboli, contro le donne in questo caso, che deve essere debellata dal nostro paese, ma poterlo tornare a fare con tanti artisti, persone che del contatto sociale fanno la loro vita, che sono dovuti stare chiusi in qualche modo, afoni, senza potersi esprimere per tutto questo tempo del Covid, e che oggi ancora vedono all'orizzonte delle nubi non sempre serenissime. Da questo punto di vista credo che sia un ulteriore risultato poter tornare ad esprimere la propria creatività, e in questo caso la propria creatività al servizio di una buona azione. Quanto è importante, Presidente, educare già da giovani, perché oggi ci saranno presenti anche degli studenti che porteranno un loro elaborato, insomma, che riguarda proprio questo tema così forte. L'educazione è fondamentale, l'abbiamo visto anche in questo periodo, torno a dirlo, di didattica a distanza, che non è certamente la stessa cosa che frequentarsi, e la formazione è anche l'informazione, guardare gli altri, imparare dagli altri, vederne i comportamenti, e l'educazione è fondamentale per ogni corretto comportamento. Certo, la repressione dei reati va portata avanti, la certezza della cena, un grande impegno della magistratura, un grande impegno delle nostre forze di polizia per tutti quelli che sono quei piccoli grandi reati che costruiscono il brodo di cultura della violenza, gli insulti sul web, l'uso di un social in modo sbagliato, atteggiamenti che sfiorano il bullismo, magari per sentirsi più grandi in malinterpretato senso di autorevolezza, però è chiaro che l'educazione è quello che deve debellare tutto questo. Noi possiamo inseguire le persone e punirle, ma è molto meglio prevenire. Anche perché diciamo questa educazione non dovrebbe esserci soltanto vicino al 25, che è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ma educare tutto l'anno a questi temi. Guardi, queste giornate servono perché ci devono ricordare un impegno costante per gli altri 360 giorni dell'anno, 364, 365 se bisestile, e non possiamo ridurle a qualche cosa, e talvolta il rischio può esserci di lavarci la coscienza con una buona azione per giustificare poi azioni sbagliate nel corso del resto dell'anno. Quindi bene che vi sia oggi, bene che ci siano tanti amministratori regionali, comunali, che venga ricordato a livello nazionale, che la politica si impegni, ma poi questo impegno va mantenuto tutto l'anno. La cittadinanza vediamo che sta rispondendo, sono davvero tantissimi, e grazie davvero per essere qui come rappresentante della regione e anche come presidente. Grazie. Grazie a voi, buon lavoro e in bocca al lupo, e auguriamoci che queste giornate si possano anche non più fare, perché abbiamo vinto una battaglia. Non sarà facile, ma è quello che dobbiamo riuscire a fare. Grazie di cuore. A voi.